Oggi ti racconto una storia d'amore ed Abruzzo. Mi trovo a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, un piccolo paesino alle porte del Gran Sasso. In particolare sono in località Carrufo e sto per portarti in un luogo che io amo follemente, cui nome è tutto un programma. Si chiama Storie d'Abruzzo e ora ti ci porto. Buongiorno. Salvatore, bentornato. Ciao. Bentornato tra noi, vieni. Questo non è un semplice B&B, ma è appunto una storia d'amore ed Abruzzo. Quella di Antonella e Stefano, che dopo tanti anni di vita a Torino hanno deciso di tornare nel loro paesino e realizzare questa meraviglia. Accolgono viaggiatori con la loro ospitalità 100% abruzzese e all'interno del B&B hanno creato una vera chicca, un museo dedicato al lupo e alla pastorizia. Un museo unico per la quantità di oggetti rari esposti, alcuni davvero introvabili. Un'opera che nasce dalla grande passione di Stefano, uno dei più grandi collezionisti che abbiamo in Abruzzo. Stefano, sono finalmente in questo tuo bellissimo museo, non vedo l'ora di scoprirlo. Come ti è venuta questa passione? No, sono 40 anni che ricerco materiale sulla storia del lupo e della pastorizia e adesso che sono arrivato a un certo livello volevo farlo conoscere agli ospiti del B&B, tutti i visitatori dell'Abruzzo. Quindi adesso me lo devi far vedere. Certamente. E andiamo. Ma Stefano, io qua vedo dei documenti. Sono passaporti d'epoca e venivano usati per la transumanza quando i pastori trasportavano i greggi dagli Abruzzi alle Puglie. Ma sono proprio originali? Sì, 1839, tutti originali, Ma pensa tu. 39-40. Questo lupo mi è stato donato dall'ASL veterinario dell'Aquila, in quanto era stato investito. Io avevo fatto una richiesta per ottenere un lupo per il mio museo ad uso didattico. Alla fine mi è stato concesso e possiamo ammirare almeno tutti quanti qua. Ti consiglio davvero di visitare questo museo delizioso. Io ogni volta che ho bisogno di stare bene tra le montagne abruzzesi vengo qui, perché da Antonella e Stefano mi sento sempre a casa. Salva questo video se hai intenzione di farti un giro da queste parti in Abruzzo.